L'antitrust apre una istruttoria sui pandori balocco griffati da Chiara Ferragni. Presunta pratica commerciale scorretta, scrive l'autorità. Gabriella Capparelli. Il pandoro decorato con il logo di Chiara Ferragni e sopra una montagna di zucchero a velo eccezionalmente rosa. Balocco e la star dei social in campo insieme per raccogliere fondi per aiutare l'ospedale Regina Margherita di Torino. Una campagna promossa tra novembre e dicembre scorsi, ma secondo l'antitrust si tratterebbe di una pratica commerciale scorretta. E così è stata aperta un'istruttoria. Infatti, secondo l'autorità garante della concorrenza e del mercato, il modo in cui veniva presentata l'iniziativa sia nei comunicati sia sulle confezioni del pandoro poteva indurre in errore i consumatori, che potevano pensare di contribuire alla donazione in favore dell'ospedale, mentre, spiega l'antitrust, la società aveva invece già deciso l'ammontare della donazione a prescindere dall'andamento delle vendite del prodotto. L'istruttoria sarebbe stata sollecitata anche da una denuncia di un'associazione dei consumatori, che inoltre annuncia, nel caso in cui si dovesse confermare la pratica commerciale scorretta, un'azione legale con la richiesta del rimborso del costo del pandoro per tutti i consumatori che abbiano aderito all'iniziativa. Abbiamo contattato lo staff di Chiara Ferragni, che ha risposto che al momento l'influencer non commenta la notizia.